Dopo Berlusconi e Casini, anche Bersani vedrà Monti per discutere di misure per la crescita. Giornata mondiale contro l'omofobia. Bersani, nessun ragazzo e ragazza dovranno più crescere subendo discriminazioni. Il PDL frena sulla legge contro la corruzione. Ostruzionismo e tensione, ma passa comunque l'emendamento del PD che aumenta le pene detentive. Buonasera a tutti e ben ritrovati su Udem. Dopo l'incontro di ieri con Berlusconi e oggi con Casini, nei prossimi giorni anche il segretario del PD Bersani intende incontrare il presidente del Consiglio Mario Monti per discutere del problema dei pagamenti dello Stato alle imprese in generale e delle misure per la crescita. Lo ha detto lo stesso Bersani ai giornalisti dopo aver incontrato il sottosegretario allo sviluppo Claudio De Vincenti. Allora sentiamo direttamente le parole del segretario democratico. Ho chiesto di capire un po' come viaggia questa cosa dei pagamenti nella pubblica amministrazione, alle imprese. Adesso insomma mi pare che sia in allestimento due decreti ministeriali che possono, mi auguro, risolvere la questione, perché ci sono diverse ipotesi tecniche, però mi pare che sia arrivati a un punto ormai di definizione. Io ho sempre ritenuto urgentissimo, una delle prime misure da prendere per dare un po' di fiducia, rimettere in moto un po' di liquidità non solo dello Stato verso le imprese, ma a quel punto anche delle imprese fra loro, che è un meccanismo di fiducia che deve ripartire. Gli ho sollecitato l'assoluta... E le ipotesi allo studio del governo sono convincenti? Mi pare convincenti per quello che ho capito, anche se diciamo il provvedimento adesso, quello del meccanismo di certificazione, adesso non mi è ancora ben chiaro come avvenga. Io mi auguro che avvenga senza il carico di oneri burocratici eccessivi per le imprese, francamente, perché questo è un po' il punto. Ok, grazie. Anche con Monti quando la prossima settimana? Assolutamente, io vorrei discutere di queste cose qua, sì. Ok, grazie. E oggi la giornata mondiale contro l'omofobia e la transfobia. Il PD aderisce con convinzione a questa iniziativa per pressare il Parlamento affinché faccia la sua parte per sconfiggere tutte le discriminazioni. Lo scrive Pierluigi Bersani in una nota inviata proprio in occasione di questa ricorrenza, che per iniziativa del ministro Profumo per la prima volta viene celebrata anche nelle scuole. Secondo Bersani è proprio sui banchi di scuola, prima ancora che sui luoghi di lavoro, che nascono pregiudizi e discriminazioni. E conclude il segretario del PD: il Parlamento ora deve fare la sua parte per allineare l'Italia agli altri paesi europei nella promozione di uguali diritti e pari dignità per tutti. Serve una buona legge contro l'omofobia e una legge che, come richiesto al Parlamento dalla Corte Costituzionale con la sentenza 138 del 2010, riconosca alle coppie dello stesso sesso il diritto fondamentale di vivere liberamente in una condizione di coppia, ottenendole il riconoscimento giuridico. È questo il compito che tocca al Parlamento italiano. Solo perseguendo i valori fondamentali di libertà ed uguaglianza e rendendoli concreti ed esigibili in forza della legge, potremo sconfiggere davvero le discriminazioni. Allora vediamo lo spot diffuso oggi per celebrare questa giornata di riflessione e contro ogni tipo di violenza. C'è chi li chiama diversi. C'è chi li chiama malati. C'è chi li definisce contro natura. C'è chi li definisce peccatori. Perché? Perché amano. Perché desiderano una famiglia. Perché chiedono pari diritti. La realtà è un'altra. Davvero sapresti dire chi tra noi è omosessuale o eterosessuale? Io non credo. Pensaci bene. Non ci sono differenze, che tu possa vederle o meno. Pretendiamo entrambi rispetto. Ed una vita felice. Ama anche tu il tuo prossimo. Diciamo no all'omofobia. Proprio per la giornata contro l'omofobia, oggi alla Camera sono stati diffusi dei dati raccolti dall'Istat sull'atteggiamento dei cittadini nei confronti delle relazioni omosessuali. Da quello che emerge, circa il 43,9% degli italiani è d'accordo sul fatto che una coppia di conviventi omosessuali possa avere per legge gli stessi diritti di una coppia sposata, e la percentuale sale al 62,8% quando si parla di unioni di fatto. Maggiore invece la contrarietà nei confronti dell'adozione dei figli, solo il 20% si dice favorevole. In più emerge che, nonostante ripetuti episodi di cronaca, l'omofobia sembra un atteggiamento molto limitato. Il 74,8% della popolazione tra i 18 e i 74 anni non considera l'omosessualità una malattia.
per il 73% non è immorale, per il 74,8% non è una minaccia per la famiglia e il 65,8% pensa che si possa amare chiunque, l'importante è volersi bene. Il 61,3% dei cittadini ritiene poi che nel nostro paese i gay siano molto o abbastanza discriminati, l'80,3% pensa invece che lo siano le persone transessuali. Generale è poi la condanna per i comportamenti discriminatori, ad esempio il 73% degli italiani è contrario alla mancata assegnazione di un posto di lavoro basata sull'orientamento sessuale. E allora sentiamo un estratto dell'intervento di Gianfranco Confini, presidente della Camera, aprendo i lavori nella sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio per la presentazione della prima indagine Istat sull'argomento. Il diritto di ogni persona di godere concretamente dei diritti civili e sociali presuppone una attenzione e un'azione continua e una cura particolare da parte delle istituzioni. Attenzione, azione, in primo luogo nel contrastare quei comportamenti, come l'omofobia, che pregiudicano l'esercizio dei diritti individuali della persona. L'azione contro l'omofobia deve tradursi nella condanna in tutte le sedi, come è ovvio, di ogni forma di violenza, ma anche, e ciò è assai meno scontato, deve tradursi anche in un'azione di contrasto e di condanna di ogni atto di prepotenza, di discriminazione e più in generale di ogni comportamento o provocazione capace di alimentare, specie in alcune fasce sociali, la cultura della intolleranza. Ricordiamo che tra i primi atti del nuovo governo si è subito sentita l'esigenza di istituire un gruppo di lavoro sulle pari opportunità che ha messo all'ordine del giorno il tema dell'omofobia. Ispirare il lavoro di questo team e le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che in occasione della giornata contro l'omofobia del 2011 si disse preoccupato per il persistere di discriminazioni e comportamenti ostili nei confronti di persone con orientamenti sessuali diversi. Un argomento che il governo Berlusconi non ha mai invece ritenuto di dover affrontare. Chi su questi temi invece si batte da sempre all'interno del PD è Anna Paola Concia. Sentiamo il suo commento su questi dati forniti dall'Istat. Oggi, diciamo, è la prima volta nella storia di questo paese, siamo nel 2012, che si fa un'indagine sull'omosessualità nel nostro paese. Siamo arrivati al 2012, l'abbiamo fatta anche noi a fare un'indagine sull'omosessualità. Io sono molto contenta perché ce ne sentiva il bisogno, perché avere il quadro della realtà, avere la fotografia della realtà è molto importante per capire e per cambiare le cose, per affrontare i problemi, e che è stato fatto oggi nella giornata internazionale contro l'omofobia, nel luogo dove si fanno le leggi, credo che sia importantissimo. Quindi ringrazio l'Istat, ringrazio il Dipartimento Pari Opportunità e il Presidente Fini, perché abbiamo lavorato tutti insieme per realizzare questa giornata. Rimaniamo nelle aule parlamentari e passiamo alla proposta di legge anticorruzione. Come già successo nei giorni scorsi, ancora il PDL che frena il lavoro in Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, mentre Lega e DV, PD e UDC chiedono di velocizzare la discussione. Gli esponenti del PDL invece hanno messo in atto tecniche di ostruzionismo intervenendo a raffica e costringendo a sospendere la discussione per circa 10 minuti. Noi non stiamo facendo ostruzionismo, stiamo difendendo le nostre ragioni, ha spiegato il deputato PDL Maglio Contento. Ci sono elementi importanti da valutare per migliorare la lotta alla corruzione, ci aspettiamo un'apertura del ministro su alcune questioni sollevate da noi, sui minimi e i massimi di pena per consentire ai giudici di graduare la pena. Non si è fatto attendere il commento di Mario Cavallaro, membro del PD della Commissione Giustizia di Montecitorio, che dice: conosco bene il regolamento, questo tecnicamente è ostruzionismo. Nonostante tutto il PD è riuscito a far passare un suo emendamento che eleva le pene definitive per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Allora sentiamo Mario Cavallaro nell'intervista di Beatrice Rutiloni. Mario Cavallaro, la giustizia è di nuovo terreno di scontro alla Camera, perché oggi è passato un emendamento del PD in Commissione Affari Costituzionali, stiamo parlando del DDL corruzione, però la maggioranza si spacca, il PDL fa di nuovo ostruzionismo. Ci vuole raccontare cosa è successo? Sì, io ho definito un po' incredibile, addirittura imbarazzante, l'atteggiamento del PDL, perché non solo appunto c'è stata questa condotta ostruzionistica, ma è una condotta completamente irrazionale.
cioè dilatare i tempi per l'esame di un provvedimento che comunque sarà discusso nell'aula nel giro di qualche settimana, perché oramai è già stato calendarizzato, e soprattutto discutere in continuazione di come attenuare, mitigare, come dire, evitare gli effetti di provvedimenti che fra l'altro ci vengono richiesti dal sistema europeo e che sono nella coscienza oramai collettiva di tutti. È veramente stupefacente. Ma il PDL vuole solo il testo di Alfano? Vuole tornare a quel testo lì? È per quello che si comporta in questo modo? A questo punto io credo di sì, credo che il PDL, per una serie di ragioni, fra le quali, come sempre, non ultime e non buone, quelle di tentare di intervenire in maniera, diciamo, favorevole nei processi in corso che continua ad avere il capo, e non abbia la possibilità e la volontà di discutere serenamente di un provvedimento che comunque non può che essere innovativo e soprattutto non può che essere rigoroso. Quanti sono gli emendamenti presentati dal Partito Democratico e quali? Ma noi abbiamo presentato non più di una ventina di emendamenti significativi, quindi quelli che, ai quali teniamo, e che sono stati esposti. Intanto, ovviamente, fra cui quello che abbiamo votato stasera è un emendamento che tende a inasprire le pene minime. Non possiamo stabilire che la corruzione è un reato colpito con la pena minima di 2 anni. Non si può negare che in questo momento questo atteggiamento, come dire, corruttivo che prende la società italiana debba trovare un freno anche e soprattutto nel sistema penale. Non è pensabile che solo con dei buoni consigli improvvisamente un fatto che pesa nella società italiana per 60 miliardi all'anno, cioè praticamente più di una manovra, non possa essere estirpato. Sono quelle cose sulle quali dobbiamo assolutamente intervenire. E oggi alla Camera si è votata anche la fiducia sul decreto legge sulle commissioni bancarie. Il governo ha ottenuto 447 sì e 73 no. Si tratta del 17° voto di fiducia incassato dal governo Monti dal giorno del suo insediamento. Il provvedimento reintroduce le commissioni modificando la disciplina in materia di nullità delle clausole bancarie contenuta nel decreto liberalizzazioni varato sempre dal governo Monti. Ma non solo, fra le novità anche il dimezzamento dei commissari dell'Agicom e modifica le disposizioni sul rating di legalità delle imprese e l'istituzione di un osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese piccole, medie e micro e a quelle giovanili e femminili. Sentiamo il commento su questo decreto dalle parole di Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico. Riguardo il decreto che sarà votato oggi, qual è la vostra posizione? Ricostruisce i rapporti, un primo passo importante verso rapporti più chiari e trasparenti tra banche, famiglie e imprese, e l'osservatorio consentirà finalmente di mettere in luce tutte le aberrazioni che nel sistema del credito territoriale esistono. E ora le novità sul caso Lusi. L'ex tesoriere della Margherita oggi si è autodifeso davanti alla Giunta per le immunità del Senato, che deve esprimere il suo parere sulla richiesta di arresto nei suoi confronti presentata dalla magistratura romana. Ero il bancomat del partito, ha detto Lusi, e il garante di una spartizione fra popolari e rutelliani, aggiungendo poi di aver dato 70.000 euro a Matteo Renzi suddivisi in 3 fatture rispetto ai 120.000 da lui richiesti. 3.000 euro al mese poi divenuti 5.500 invece andavano ad Enzo Bianco e somme ingenti a Francesco Rutelli a ridosso delle competizioni elettorali. Subito le controrepliche dei diretti interessati. Francesco Rutelli ha detto Lusi un ladro senza vergogna, un mentitore e un inquinatore pericolosissimo, ormai paragonabile nei comportamenti al ben noto calunniatore Igor Marini. Secondo l'ex leader della Margherita, il suo ex tesoriere ha cambiato versione per la terza o quarta volta. Presenterò immediatamente una nuova denuncia alla Procura della Repubblica di Roma per le gravissime calunnie che ho appreso sono state pronunciate davanti alla Giunta del Senato. Queste le parole di Francesco Rutelli. E dello stesso tenore anche la replica di Matteo Renzi. Sentiamo il suo commento sulla vicenda. Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, annuncia querela a 360 gradi in merito alla vicenda Lusi. Nel mirino dei suoi legali, l'ex tesoriere della Margherita, ma anche chi rilancia le accuse su internet. È evidente, non vi svelo nessun tipo di segreto se dico che io ho già querelato la volta scorsa. Alcune stanno andando avanti, altre sono archiviate, per cui un paio mi sono arrivati già all'avviso di archiviazione, altre invece vanno avanti. È evidente che nel momento in cui una persona dice, come per esempio uno prima su Twitter, Renzi ha preso una bustarella a 70.000 euro, quella è anche lui.
il risarcimento andrà all'ospedale pediatrico Maier. Renzi anche ha ripetuto che a rispondere all'accusa di Lusi non è difficile, bensì umiliante, perché secondo il sindaco il giochino è chiaro, si vuol far credere che siamo tutti uguali. L'ex tesoriere, davanti alla giunta per l'immunità del Senato, ha dato la propria versione dei fatti, definendosi il bancomat dei dirigenti della Margherita. E ora parliamo di finanziamento pubblico ai partiti. Oggi si è sbloccata la legge in commissione bilancio che arriverà in Parlamento martedì prossimo per il voto. Nessuna marcia indietro e nessuno stallo, ma una battaglia quasi vinta per il PD che ha chiesto a gran voce di riformare il sistema di finanziamento ai partiti. Sentiamo quindi a che punto siamo dalle parole di Antonio Misiani, tesoriere e deputato del Partito Democratico. Misiani, martedì allora si vota la legge sul finanziamento ai partiti, era ora? Beh, oggi la Commissione Bilancio ha dato finalmente il via libera, martedì si vota, chi la dura la vince si potrebbe dire perché è una legge fortemente voluta dal Partito Democratico, ci sarà il dimezzamento da subito dei rimborsi elettorali e ci saranno maggiori detrazioni fiscali per le onlus e quindi possiamo dire che i soldi in meno che andranno ai partiti andranno prioritariamente a favore di chi fa donazioni alle associazioni no profit. È un segnale forte al paese, a un paese che sta tirando la cinghia e, come dice Bersani, i partiti devono tirare due volte la cinghia. Senta, oggi c'è la notizia che vede Renzi coinvolto nell'indagine che riguarda Lusi e lui si difende rilanciando i tesorieri dei partiti mettono online le fatture dei soldi dati. Cosa gli vuole rispondere? Per quanto riguarda il Partito Democratico, i nostri conti, come Renzi penso sappia, sono online già dal 2008. Tutti i cittadini possono vedere dove ci procuriamo le risorse e come vengono spese e investite. Che dire, c'è da augurarsi che tutti facciano così. Più attività di intelligence e razionalizzazione dell'impiego dei militari nella difesa degli obiettivi sensibili. Queste le decisioni prese oggi dal Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduto dal Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, che si è riunito a 10 giorni dall'attentato alla DD Ansaldo Nucleare Ruberto ad Inolfi e gli attacchi a diverse sedi di Equitalia. Vediamo qual è nello specifico il piano del Viminale. Maggiore attività di intelligence a fronte di un numero di soldati impegnati sul territorio che resterà invariato, anche se con una rimodulazione del loro impiego. Sono questi i punti principali posti dal Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, che nel corso della riunione del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica ha varato il nuovo piano del Viminale per fronteggiare l'emergenza terrorismo, dopo i casi del manager di Ansaldo Adinolfi e delle minacce a Equitalia. Complessivamente al momento gli obiettivi sensibili sottoposti a vigilanza sono oltre 14.000 e più di 550 persone sono state dotate di una scorta. Il ministro Cancellieri, al termine della riunione, ha ribadito in un comunicato l'esigenza di mantenere alto il livello di attenzione e di vigilanza, rafforzando i dispositivi di sicurezza nei confronti di obiettivi sensibili e di persone esposte a specifico rischio. Tra queste, in particolare, il Viminale indica gli uomini della pubblica amministrazione, che sono fatti oggetto di contestazione anche violenta. E nel pomeriggio di oggi si è svolta a Genova una grande manifestazione organizzata da tutti i sindacati per ribadire il proprio no ad ogni forma di terrorismo, molti in piazza per aspettare gli interventi degli oratori, tra i quali il vicepresidente della Camera Rosi Bindi e il sindaco uscente di Genova Marta Vincenzi. La manifestazione cade proprio nel giorno del 40° anniversario della morte del commissario di polizia Luigi Calabresi. Sentiamo ora un estratto dell'intervento del presidente del PD Rosi Bindi dal palco di Piazza Vernazza. Oggi a Genova. Questo paese è tenuto in scacco dalla follia terroristica. Ma forse qualcuno questa memoria non l'ha vissuta in maniera così profonda, non ha attraversato la sua carne, il suo cuore, la sua mente. Sta a noi comunicare alle giovani generazioni che purtroppo la violenza non la si sconfigge una volta per tutte. E dobbiamo ad ogni stagione della storia, insieme alla vigilanza, unire il nostro impegno per capire, per reagire. Per capire, sì, ora è necessario capire, è il compito degli inquirenti. Forse abbiamo un po' tardato. L'identità dei nuovi terroristi va capita. Tocca agli inquirenti, tocca alla polizia, ai carabinieri, alla magistratura. Mentre lo ringraziamo, diciamo pure però che forse non sarà l'esercito l'essenziale per capire e per combattere questa battaglia,
Questa non è una guerra tradizionale, come non lo fu quella di tanti anni fa che annichilì il paese. Ne uscimmo, anche se a caro prezzo, con gli strumenti della democrazia, con la partecipazione, con il diritto, con la legalità. E a 7 mesi dal voto le elezioni regionali del Molise sono state annullate. Dopo 2 ore e mezza di Camera di Consiglio, i giudici del TAR hanno letto il dispositivo in un clima di grande attesa, accolto il ricorso a firma di 8 cittadini elettori del centro-sinistra che chiedeva proprio di annullare le elezioni per vizi di legittimità nella sottoscrizione delle liste elettorali. Il collegio ha dato loro ragioni e ha deciso di annullare il voto e la proclamazione degli eletti. Le elezioni regionali del 16 e 17 ottobre 2011, che hanno assegnato la vittoria al centrodestra, l'eletto governatore Michele Iorio per la 3ª volta consecutiva, sono quindi annullate. Ora la parola passa al Consiglio di Stato, tra 10 giorni saranno resi noti i motivi della sentenza. E chissà se succederà la stessa cosa anche a Catanzaro, dove dalle ore 18 si sta svolgendo una manifestazione in difesa del voto libero per garantire la democrazia e per chiedere la verità sulle possibili alterazioni del voto del 6 e 7 maggio avvenute nel capoluogo di regione. Per noi c'è Antonella Amadeo. Allora, come sta andando questa manifestazione e come è stata accolta la notizia che viene dal Molise? Allora, buonasera Agnese. Sì, la manifestazione è proprio nel giorno in cui è arrivata questa notizia che Scalzo ha definito di buon auspicio, l'ha detto proprio sul palco, una notizia di buon auspicio perché getta nuova luce e nuova speranza sulla città di Catanzaro, anche perché ha ricordato che i motivi per cui sono state dichiarate nulle le elezioni regionali del Consiglio regionale del Molise erano ben più diversi e comunque sì, esatto, meno gravi rispetto a quelli di Catanzaro, dove addirittura delle schede sono sparite. Infatti per la piazza, non so se sono arrivate le foto che ho scattato in piazza prima, si aggirava per l'appunto il fantasma delle schede sparite, gente che si è ritrovata ad aver votato più volte, insomma tanti brogli. Ecco, infatti il titolo della manifestazione è Sbrogliamo Catanzaro, una manifestazione che Scalzo ha ricordato non è per ribaltare il risultato, né per far vincere Scalzo, né per far vincere Abramo, ma per far vincere la città e quindi ridare dignità al voto dei cittadini, che deve essere libero. Tantissime le persone, tantissimi ragazzi che si sono inventati qualunque cosa, quindi una manifestazione allegra, piena di gente, piena di speranza, proprio sotto la prefettura. Bene, allora domani aspettiamo il tuo servizio con ansia, che ci racconterai tutto quanto. Sì, vi racconterò tutto il servizio. Grazie Agnese, buonasera. Grazie anche a te, buon lavoro. E allora adesso passiamo invece alla pagina dedicata alle elezioni amministrative. Su 26 capoluoghi di provincia andate al voto il 5 e 6 maggio del 2012. 7 candidati hanno vinto al primo turno, di cui 3 di centrodestra, 1 della Lega e 3 del centrosinistra. Domenica prossima ci saranno invece 19 ballottaggi. In 12 comuni capoluogo il centrosinistra si presenta con un risultato di primo turno decisamente superiore a quello della coalizione avversaria. In altri 5 ballottaggi è invece in testa la coalizione di centrodestra e in 2 ballottaggi si confrontano coalizioni di centro e centrodestra. Caso inverso invece a Palermo, dove i 2 candidati di centrosinistra saranno protagonisti del confronto elettorale decisivo. In alcuni ballottaggi il PD si sfida con esponenti del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che proprio in questi giorni stanno raccogliendo consensi anche da chi sembrava essere il principale nemico di Grillo, cioè il PDL. Vediamo che cosa sta succedendo nel servizio di Gabriella Radano. Tutto pur di fermare il successo del PD, perfino scegliere Grillo. Succede in Emilia-Romagna, dove gli uomini di Berlusconi sono orientati a sostenere il candidato a 5 Stelle, ma anche in altre regioni. L'avreste mai detto? L'obiettivo è duplice: ridimensionare l'ascesa del PD e mettere le mani su eventuali vittorie a 5 Stelle. E Bersani commenta: ormai si muovono in modo scompaginato, spero che si rendano conto delle conseguenze delle loro scelte sul paese. Parma è il pezzo forte, in sfida il candidato del PD, Vincenzo Bernazzoli, 39,2% al primo turno, e il grillino Federico Pizzarotti, 19,4%. Ufficialmente il PDL invita i suoi a non andare a votare, di fatto lavora sotto traccia affinché non vinca il candidato del PD. Anche a Budrio, nella bassa pianura bolognese, l'esponente del centrosinistra, Giulio Pierini, se la dovrà vedere con Antonio Giacon, il candidato a 5 Stelle che ha totalizzato il 20,4% dei consensi. Per Budrio, i grillini hanno da poco incassato addirittura il sostegno dei vertici del PDL di Bologna.
Sia il parlamentare Fabio Garagnani, sia il capogruppo a Palazzo d'Accursio, Marco Lisei, hanno apertamente dichiarato di essere favorevoli a un voto per il movimento del comico genovese. Se infatti per Garagnani sarebbe il modo più giusto per ribaltare gli schemi consociativi tipici di questa regione, per Lisei i grillini rappresentano una novità nel sistema politico e portano alla luce alcune tematiche condivisibili. Identica partita a Comacchio, nel Ferrarese, dove a contendersi la poltrona di sindaco sono Alessandro Pierotti, candidato al centrosinistra, che al primo turno ha ottenuto il 36,5% dei voti, e Marco Fabbri, il grillino di soli 29 anni, che si presenta al ballottaggio con il 22,3% delle preferenze. Anche qui il PDL locale si è schierato per Fabbri. Se a Parma il sostegno del PDL a Pizzarotti rimane palesato soltanto a tratti, a Garbagnate Milanese viene rotto ogni indugio e appoggio aperto al candidato del Movimento 5 Stelle, Matteo Afker, che andrà al ballottaggio con il candidato centrosinistra Pier Mario Pioli, 43,6%. Un PDL a 5 Stelle, insomma, forse l'ultima disperata mossa per non scomparire. E continua l'impegno dei big del PD sul territorio per sostenere i candidati sindaci. Proprio in queste ore il segretario del PD Bersani è in Campania per una serie di incontri in vista dei ballottaggi. Siamo in collegamento telefonico con Alessandra Dell'Olmo, che è lì per seguire questa iniziativa. Allora, buonasera Alessandra, come sta andando questo giro campano? Buonasera Agnese, buonasera a tutti. Beh, molto bene, insomma il segretario adesso è a Volla, proprio fino a poco fa era invece un paese appunto qua vicino che si chiama Candito e ha incontrato, insomma, tra un comizio insieme al candidato sindaco del centro-sinistra che è Cirillo, un giovanissimo, e adesso appunto siamo qua a Volla e fra un po' andremo a San Giorgio al Cremano, naturalmente sempre accompagnato dai candidati del centro-sinistra. Posso dire insomma che è veramente un bagno di folla qua per il segretario, un bagno di folla soprattutto di tanti giovani, e questo è un po' forse l'elemento che contraddistingue questa campagna elettorale qui proprio in Campania. Impegnatissimi sono i giovani democratici e bisogna dire insomma che il segretario anche dal palco ha ricordato questo elemento, cioè i giovani, puntare sui giovani, ha ricordato appunto finalmente Sud, questa iniziativa del PD, questa formazione per creare una nuova classe dirigente e naturalmente tutta quanta rivolta ai giovani che naturalmente a tutta Italia, ma con uno sguardo particolare al sud dal momento che siamo a mezzogiorno. Quindi ci sono ancora gli applausi, l'entusiasmo che c'è, insomma una giornata ancora molto intensa che non finisce qui, perché insomma siamo a metà percorso, lo aspetta ancora San Giorgio al Cremano. Però sono tantissime le persone, qui c'è tanta voglia di cambiamento, si aspettano insomma sì le amministrative, ma con uno sguardo alle politiche, perché quanto ricordiamo insomma è zona di centrodestra che comunque insomma ancora conta qualcosa, ma sta quasi scomparendo, come hanno detto insomma i vari interventi e fatto non solo di Bersani ma anche dei vari candidati sindaco. Naturalmente potrete vedere queste immagini naturalmente domani con tanti giovani, tanta gente che hanno accolto Bersani insomma, e continueranno in questa serata. Per il momento è tutto. Grazie, buon lavoro, e allora aspettiamo anche il tuo servizio domani dalla Campania. Grazie. E adesso cambiamo argomento. Oggi Bersani ha incontrato il vice segretario del Partito Socialista francese, Harlem Désir. L'incontro segna l'avvio di una collaborazione operativa fra i gruppi parlamentari di Berlino, Parigi e Roma, che avverrà attraverso periodici incontri. Il socialista francese ha incontrato nel pomeriggio anche il presidente dei deputati del Partito Democratico, Dario Franceschini, e Steinmann Nayer, capogruppo dell'SPD al Bundestag. All'incontro hanno partecipato Sandro Gozzi, capogruppo PD in Commissione Politiche sull'Unione Europea, la Popistelli, responsabile relazioni internazionali del PD, e Francesco Tempestini, capogruppo dei democratici in commissioni esteri. Durante l'incontro, ha riferito in una nota il PD, sono stati affrontati vari temi, fra cui, fra gli altri, la situazione europea, le possibili iniziative politiche e parlamentari per quanto riguarda gli aspetti economici e politici del vertice europeo del 28 giugno. E allora vediamo l'intervista realizzata dal nostro direttore Chiara Geloni al vice segretario francese Désir. Benvenuto Harlem Désir, vice segretario del Partito Socialista francese nella sede di UDEM. Buongiorno, sono un fan di UDEM. Grazie. Allora, complimenti alla Francia, si è insediato il nuovo governo. Adesso le changements diventano fatti. Che cosa farà il nuovo governo? Il cambiamento vuol dire in primo luogo che ci sarà una politica di giustizia sociale. Siamo nel pieno di una crisi, ci sono degli sforzi che vanno fatti, ci vuole serietà nella gestione della finanza pubblica. Però questi sforzi devono essere condivisi. Dobbiamo smettere con la politica dei regali fiscali fatta ai più ricchi.
che è stata la politica di Sarkozy e che, fra l'altro, è una politica molto vicina a quella attuata da Berlusconi. Dobbiamo rimettere in piedi l'economia del nostro paese. Ci vorrà uno sforzo notevole per rimettere in piedi la sua industria, per investire nell'istruzione e nella formazione dei giovani, per orientare la nostra economia sulla strada dell'innovazione, della transizione ecologica, della transizione energetica. Vogliamo portare il Paese verso il futuro, con serietà ma anche con ottimismo e soprattutto in uno spirito di giustizia sociale, perché ognuno possa beneficiare di questo nuovo inizio. Abbiamo un nuovo governo, ad immagine della società francese. Ci sono numerose personalità nominate ministri per la prima volta, ma anche ministri con una lunga esperienza. È un governo diverso, paritario. È la prima volta che in Francia un governo ha lo stesso numero di donne e di uomini nei grandi dicasteri, fatto di giovani, di alcuni leader politici che hanno fatto le loro prime esperienze in Parlamento o a livello locale, che provengono da situazioni diverse. Ci sono tanti ministri che sono figli dell'immigrazione, quindi dei nuovi cittadini francesi. Questo crea molto ottimismo per un governo che rispecchia bene la società francese e le sue aspirazioni. Salvare l'euro sarà possibile? Sì, credo sia indispensabile salvare l'euro, ma soprattutto salvare il progetto politico europeo. È per questo che oggi è con grande piacere che ho incontrato il segretario del PD, Pierluigi Bersani, Dario Franceschini per il gruppo parlamentare e i nostri amici della SPD venuti dalla Germania, Frank-Walter Steinmeier, perché noi socialisti francesi, che abbiamo appena vinto le elezioni, vogliamo continuare a lavorare con i nostri amici socialisti, progressisti, democratici in tutta Europa, che come noi vogliono una nuova politica per l'Europa. Una politica che sappia coniugare le esigenze del mercato, la gestione della crisi dei debiti, la gestione dei conti pubblici, la riduzione del deficit, con una politica che sappia sostenere la crescita, che abbia dei grandi progetti in comune, perché l'Europa di domani sia l'Europa del lavoro, degli investimenti, in grandi progetti industriali, in grandi progetti innovativi, in particolare nel settore ecologico, un'Europa della gioventù. Per tutto ciò bisogna che creiamo degli strumenti nuovi in Europa. Non possiamo solo avere questo patto di austerità che è stato negoziato dalla signora Merkel e dal signor Sarkozy. Quindi è vero che serve il rigore nei conti, la serietà. È chiaro che non possiamo continuare a indebitarci, però è indispensabile che ci siano anche degli strumenti per la crescita. Una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali per regolamentare i mercati finanziari e per finanziare dei prodotti comuni, una nuova utilizzazione dei fondi strutturali europei per aiutare le regioni o i paesi più in difficoltà in Europa e rinforzare i mezzi della BEI. In tutti questi settori noi socialisti e democratici vogliamo promuovere insieme delle proposte nuove e concrete al servizio del popolo europeo. Presto la Francia di nuovo al voto per le elezioni legislative. Ci sono buone prospettive per i socialisti? Sì, ci sono delle buone prospettive, ma come per tutte le elezioni si tratta sempre di una battaglia e il sistema istituzionale francese è un po' particolare perché dopo aver vinto le elezioni presidenziali Hollande ha bisogno ora di una maggioranza al Parlamento per poter effettuare il suo progetto, i suoi impegni, la sua nuova politica sia sul piano economico che sulla giustizia fiscale, ma anche per la riconquista di nuovi diritti come ad esempio la parità e il diritto al matrimonio per le coppie omosessuali, il diritto di voto agli stranieri per le elezioni amministrative, la parità salariale tra uomini e donne. Quindi per tutti questi temi serve che domani ci sia una maggioranza di sinistra al Parlamento se vogliamo che il progetto di François Hollande, che le proposte del nuovo governo socialista di Jean-Marc Ayrault diventino legge, diventino realtà. Quindi dobbiamo ancora lottare per questa campagna e in questa campagna abbiamo anche bisogno del sostegno dei nostri amici europei per dimostrare che sono gli stessi ideali, gli stessi valori che portiamo in tutta Europa. Alle presidenziali, la maggioranza dei francesi ha desiderato un cambiamento e ora, ovviamente, ci mobilitiamo affinché anche alle legislative venga confermata questa volontà di cambiamento. Buon chance. Grazie. Questa era la nostra ultima notizia. Vi segnaliamo che si sta svolgendo all'Auditorium di Roma la presentazione del libro di Beppe Vacca, Vita e pensieri di Antonio Gramsci, edito da Einaudi. Domani potrete vedere questa iniziativa sul nostro sito e sul canale 808 di Sky alle ore 20. E allora l'appuntamento è per domani alla stessa ora. A tutti una buona serata.